Buongiorno, eccoci qua, io e la Pupi siamo nella nostra cucina e vi diamo un bel buongiorno. Sto preparando la colazione, infatti vi faccio vedere con le mie fisse del momento, cioè queste che adoro e sono quelle che compro al discount MD, senza zucchero, senza olio di palma. Se vedete i video di acquisti al supermercato sul secondo canale già lo sapete, infatti le adoro troppo. Poi, vabbè, ovviamente lo yogurt greco, la marmellata, questa qua zero, cioè che bella colazione faccio. E poi questa qua che è la nuova tisana di FT, sempre body detox 28 giorni, però è berry, è un gusto nuovo. E ho fatto anche uno Snapchat per dirvi appunto che la stavo provando e mi piace tantissimo, ha un profumo tipo di fragola. Gli ingredienti ci sono le scaglie di mele, il tè verde, c'erano anche, ecco, la rosa canina, i mirtilli, lampolini, more, quindi è tipo ai frutti rossi, quindi ha un sapore ancora più buono, io che adoro i frutti rossi, veramente strabuono. E infatti mi sto scaldando l'acqua, non fate caso al disordine di questa cosa. Che non so perché, vedo sempre queste cucine belle pulite, tutto in ordine. Oddio, sono una sfigata, sono un disastro. Non so, o sono loro che hanno una governante, ma una Mary Poppins, mandatemela anche a me. Ma io veramente sono, cioè, vivendo da sola è un disastro, perché poi praticamente a casa non ci sto mai. Se ci sto, comunque lavoro, sto a computer, eccetera. E praticamente cucino e mangio sempre. Purtroppo non ci scaldo. Dovrei forse abituarmi. Tipo la canzone di Annalisa. Dovrei abituarmi a non mangiare così non sporco. Dovrei abituarmi. Comunque, ragazze, c'è un disastro di piatti, di pentole. Vabbè, voi non ci fate caso. Fate come se fosse tutto pulito, dai, vi prego, siate clementi con carità vostra. Comunque non fate caso a quella padella che è sporca perché ieri sera ho mangiato e non ho lavato i piatti. Evviva! Comunque sto scaldando l'acqua per fare appunto la tisana. Amore, tu? Amore, tu? Vuoi la pappina? Vuoi la pappina? Guardate come si mette con una zampa alzata. No, vabbè, io l'adoro. Guardate come diventa rosso man mano, c'è una figata. Praticamente questa è la nuova confezione del Fit Berry, c'è questo coperchio rosa e praticamente qua diventa tutto rosso, cioè adesso vi faccio vedere, è fighissimo. Rosso, rossizio, rossissimo è diventato. È troppo buono, ha un sapore che c'è dolcissimo, buono. Se non vi piace questo è impossibile, cioè non sente proprio il sapore del tè verde. Amore, tu devi avere la pappa. Comunque ragazze, vi lascio come al solito nel box informazione il link al sito Fettia, con il codice sconto inserendo Carlita 10 avete uno sconto su tutti i prodotti. Comunque è troppo buono, ve lo straconsiglio. Cioè sto bevendo solo questo praticamente tutti i giorni, mi piace tanto, molto molto efficace, sono tutte erbe che ti depurano e ti aiutano a stare in forma, comunque a sgonfiare la pancia. Mamma oggi ti dà una pappa più buona, guarda. Salmone fresco, che praticamente ieri, aspetta, te lo devo pulire. Ho fatto il salmone per me, l'ho conservato un pezzettino a lei. È vero, per non farti mangiare sempre i croccantini, ti do una cosa più buona, anche a te fa bene il salmone. Erano due fettoni enormi, perciò le ho lasciato sto pezzettino perché stavo scoppiando. Altrimenti non te lo lasciavo a mamma, lo sai che mamma è porcella. No, voi dovete vedere il disastro che può combinare un cane. Cioè, questo ha combinato tutto lei, guardate che combina. Butta tutti i suoi giochini per l'aria, calzini che ruba. Ma perché fai questo a mamma? Sei proprio cattiva. Sei stata tu a fare questo? Sei stata tu? Sei cattiva a mamma. Era buona la pappa. Io la amo. Ho pranzato al volo e sono scappata perché avevo appuntamento alle 3, ma ho tardato, sono praticamente le 3 e mezza, sono ancora in macchina, sono la solita. Io veramente penso cioè, di arriverò in ritardo per tutta la mia vita, il mio matrimonio, tutte le occasioni, che io sono una ritardataria proprio, ce l'ho stampato addosso il ritardo, è un mio marchio di fabbrica. Comunque ragazzi, tra l'altro sono disperata, ma veramente sono disperata perché sono appena accorta di essermi dimenticata di aver portato
pensato di portarmi. Che cacchio sto parlando, dai, ma dai, che poi mi dite che sbaglio tutti i verdi e ci avete pure ragione. Allora, ricominciamo. È la fretta che praticamente mi fa sbagliare. Mi sono ricordata proprio adesso di aver dimenticato di portare i prodotti miei, shampoo e balsamo miei, perché sapete mi porto sempre le mie cose per evitare che mi mettano i siliconi e le robe in testa. E mi sono dimenticati di portarmi, sono disperata, veramente, sono disperatissima. Non so se capita anche a voi, quando io sto triste, sto giusto, insomma di cattivo umore, penso di andare dal parrucchiere perché voglio cambiare, voglio ricominciare. Quando succede qualcosa di brutto, insomma qualcosa nella mia vita, io penso, dico, dai, voglio ricominciare, voglio cambiare look, voglio cambiare tutto, e staccare, fare un nuovo look per darmi un po' di soddisfazione. Non so come ricominciare una nuova vita. Penso che le donne estetiste e parrucchiere siano indispensabili per questo, per darti quel buon umore. Magari cambi look e ti senti un po' rinata, insomma dici ricominciamo a vivere. Io mi faccio 3000 selfie, lei mi guarda e fa: ma che vuoi? Quando fa così vuole essere giocata. Amore, mamma sta facendo i selfie, cosa vuoi tu? Vuoi che ti gioco? Guarda, guarda, che mi baci. Abbiamo il colore uguale adesso, amore. Mamma ci è fatta come te. No vabbè, stra super mega iper felicissima del mio nuovo look. Ragazze, cioè guardate quanto ho tagliato i capelli. Cioè li ho tagliati tantissimo. Cioè guardate, non ci credo. Cioè non ci credo che io li abbia tagliati così tanto. Ma mi piace troppo questo nuovo look. Ma praticamente li ho tagliati perché a me tipo arrivavano fino a qua. Li ho tagliati di tantissimo. Cosa che anche il mio parrucchiere Gaetano si è meravigliato. Mi ha detto: ma sei sicura? Ha detto taglia, taglia. Perché anche in palestra mi danno fastidio troppo lunghi, sudo. Poi sto sempre a farmi shampoo, quindi mi conveniva tagliarli. E li ho tagliati tantissimo. Guardate, proprio tanti, e poi ho fatto una schiaritura molto più enfatizzata rispetto alle altre volte, infatti li ho voluti un po' più chiari, quindi, e poi ho fatto qualche ciocchetta qua, ma sono troppo felice. Non vi posso far vedere il colore al sole perché praticamente si è fatta sera, si è fatta notte nel frattempo, quindi magari nel prossimo video vi farò vedere anche l'effetto alla luce del sole. Per ora vi faccio vedere alla luce del lampione qua. Comunque è molto bello l'effetto. Vediamo dietro, visto che c'ho questa... Oh, guardate dietro! Guardate che bello anche dietro! No, vabbè, io sono felicissima. Che pur lui riesce sempre a fare questo effetto. Cioè, guardate, se io piglio questi capelli qua, così, e li metto qua, guardate com'è molto più chiaro, però non sembra. Questa è la bravura del parrucchiere. Cioè, un colore bello, luminoso, chiaro, però è sempre, sembra sempre naturale, non sembra un distacco. No, vabbè, comunque sono felicissima. A voi piace? Fatemi sapere nei commenti. Mi dispiace che non mi posso vedere alla luce del sole. Sono contenta, mamma. Mamma è contenta. Mamma è contenta. Non mi leccare il dolcetto. No, no, mamma. Ah, ah, ecco che mi rovina tutti. Aia, che mi rovini tutti i capelli, oh mamma. No, lei vuole che io gioco con lei, perché tutti i giorni mamma non c'è stata. Devo giocare con te, viva. Aia, che mi stai tirando tutti i capelli, oh mamma. No, mamma, aiuto. Ma no, mamma mia, aspetta. Non si sta così, mio amore, ti sono mancata, mamma. Bella, mio amore, come siamo belli io e te. Non ci manca niente. Abbiamo tutto io e te. Sì,
Siamo bellissimi io e te. Comunque, da uno specchio all'altro. Questo è il mio look di oggi, jeans e maglietta. Aspettate, forse di qua si vede meglio. Questa è la maglietta, quella là che vi ho mostrato nell'ultimo, mi ha sbavato questa cagna. La maglietta che vi ho mostrato nell'ultimo video, shopping con mia sorella, haul, abbiamo fatto sexy autunnale. C'era anche questa maglietta bellissima che stra adoro. Comunque vi volevo troppo far vedere una cosa. Praticamente nella mia cabina armadio, eccola qua, quella di cui vi ho fatto anche il video tour, vi volevo far vedere perché stavo scegliendo quale vestito indossare per l'incontro, per l'evento che ci sarà a Roma. Vi ricordo, sabato 12 novembre nel centro commerciale Euroma 2, negozio apiario, mi verrò a Roma e ci incontreremo, sarà fantastico. E praticamente come vestito io avrei voluto indossare questo qua, vi chiedo un consiglio, che praticamente avevo comprato, infatti c'ho anche il cartellino, da Stradivarius, vi avevo mostrato sempre in un video acquisti vecchio. Ed è troppo carino, un po' avvitato e corto, e con la manica a tre quarti, è molto molto carino. E sopra praticamente verrebbe questo giacchino blé con questi bottoni dorati che magari si può lasciare anche aperto. Non so, fatemi sapere voi, secondo voi, se per l'occasione va bene. Insomma, penso che non sia né troppo elegante né troppo una cosa, insomma, carina, sbarazzino. Prove allo specchio, no? Verrebbe tipo così, non è neanche tantissimo corto. Non lo so, fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate. A te piace questo? Sì, è bello, mamma! Ti piace? Mamma te lo presta, lo vuoi tu? Sì, è bellissimo! Vedete come sbatte la coda. Io la amo. Sì! Dai, dai, giochiamo! Sei buona! Cose che faccio quando voglio pariare e mi voglio dimenticare di tutto. La musica è la migliore terapia. Lei mi guarda. Vieni qua, vieni. Dai, dai. Momento fangirl. Let me love you, let me love you. Na na na, let me love you, let me love you. I'll give up, na na na, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. L'amo. Let me love you, let me love you. I love you. Quando sei scema? Si guarda nello specchio. Chi è quel cagnolino nello specchio, Pupi? Chi è? Sei tu, scema. Chi è? Chi sei scema? Anche Nancy, nuovo look, ma come sei bella! Guarda che a te vengono sempre più chiari dei miei, ma perché sta io cosa? Sono più chiari dei tuoi, lei però le ha... però tu le hai tagliati di meno, sì, e sì, poi le hai asciugati mossi, io invece le ho asciugati lisci, ma a me comunque sono meno chiari dei tuoi, a te sono bellissimi. Sono bellissimi, guarda come sono guarda questa ciocca com'è chiara, troppo blonde, bella, blonde, blonde. Fai vedere da dietro, girati. No, vabbè, guardate come sono belli. Guarda, sai che quelli di sotto? Aspetta, guarda quelli di sotto, come sono chiari, sono troppo belli. Sono bellissimi. Sono belli. Guarda come sono biondi sotto. Fai vedere, girati. Ecco, guarda come sei carina. Peccato per la maglia per andare in palestra. Vabbè, è una maglia sportiva. Una maglia così. Sei carina, dai. Mi piace di più il look di Nancy.
o di Carlita, votate nei commenti. Io? Nancy o yeah, Carlita? Yeah. No, io. No, yeah. Scusa, boccoli. Boccoli d'oro o capelli lisci biondi? Vabbè, sono tutte e due carine, dai. Tu però sei più bionda, uffa. Mamma mia, quanto bel sushi. Ha fatto pachito, tartarine, sashimi di tutti i tipi. Qua ci sono i nigiri e questi sono anche i... come si chiamano questi? Gli osomaki, è vero? Maki. Maki? Yummi. E qua ci sono le nostre salsine magiche. Col Filadelfia. Filadelfia Raw. Wow. Questa salsina vi abbiamo fatto il video, cercatelo, si chiama salsina magica. Poi anche del sushi abbiamo fatto tanti video. Vicina Molly, vieni qua. Molly, come sei bella, Molly. Diventa Molly, da qua. Da qua, Molly. Guarda come vuole giocare con Molly. Sì, con Molly gioco. Distrutta, ragazzi. Tornata a casa 5 minuti e Pupi già sta dormendo. Guardate come dorme lei. Guardate l'amore a mamma. Già dormi. È stanchissima, però anch'io lo sono. Sono tipo le 2:30 di notte. E dopo aver mangiato il sushi, abbiamo mangiato i tortini al cioccolato al cuore caldo che ha fatto mio padre. Sono venuti buonissimi. Super light, tilti. Se volete il video, lasciate un bel like e incitate Pachito nei commenti, perché vi voglio assolutamente far vedere come li ha fatti. Voglio fare il video sul nostro secondo canale, perché sono light, senza burro, senza nulla, eppure sono buonissimi quelli a cioccolato, troppo buoni. Dopo aver strafogato quelli, siamo anche usciti, sono andata a fare un giro con degli amici e quindi ho preso un bel po' di umidità che mi ha scombinato tutta la piega, però comunque mi hanno fatto tutti quanti i complimenti che sto bene coi capelli. Ma io devo dirvi la verità, ancora non mi sono abituata. Vabbè, adesso sto stanchissima e si sono scombinati anche tutti i capelli. Quelli di mia sorella però sono venuti più belli, avete visto? Anche se il prodotto comunque che il parrucchiere ha utilizzato è un prodotto naturale, non chimico, e infatti non è una schiaritura proprio, cioè non è come se ci metti l'acqua ossigenata, no? Però comunque ciò nonostante, anche se a lei lo stesso prodotto, a lei sono venuti più chiari. La sempre la fortuna della sua azione, perché lei ha una base dei capelli più chiara della mia, quindi a lei sono venuti un tono più chiari. Vabbè, comunque sono abbastanza contenta di questo cambio look, ogni tanto ci vuole. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E adesso sto un po' col cellulare a leggere i vostri messaggini su Snapchat, commenti Instagram, Facebook, YouTube, tutti i vari social, e che mi piace tanto. Però fra 5 minuti vado a dormire perché sto tipo morendo. Lasciatemi un like se vi piacciono i miei vlog. Mando un bacio grande, buonanotte. Ciao. Ciao.